Dire che oggi il cuore era rivolto alla famiglia Tuccio è dire poco. Credo che i ragazzi abbiano anche mostrato un grande attaccamento alla squadra, partecipando in modo assolutamente sincero e spontaneo a questo grande dolore che ha colpito la famiglia Tuccio e con essa tutto il Gela Calcio. Questa mi darà l'occasione ancora una volta per dare la nostra più completa partecipazione al dolore della famiglia e dire che se il Gela è arrivato a questo punto sicuramente il merito è di tutti, ma prima di tutto della famiglia Tuccio. Quello che è successo in settimana è stato devastante, anche tutto l'aspetto mentale. Però è chiaro che di fronte a noi abbiamo incontrato un avversario che nel primo tempo, diciamo, ha fatto una grande gara. Siamo andati in svantaggio su una grande distrazione difensiva, però fortunatamente alla fine del primo tempo abbiamo rimesso di nuovo, diciamo, la partita in gioco. Nel secondo tempo siamo entrati col piglio giusto e che poi sinceramente abbiamo dilagato. Però è normale che io, ragazzi, oggi ho chiesto una prova di carattere, una prova di cuore, qualcosa di oltre per una persona importante che è venuta a mancarci e che sinceramente ancora siamo frastornati. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo contro una squadra che sapevamo quale difficoltà ci poteva creare. Abbiamo avuto anche la fortuna di andare in vantaggio e poi con ordine ci siamo difesi e potevamo anche ripartire. Diciamo un po', forse il gol preso al 46esimo le ha un po' smontate e si sono un po' disunite. Però tutto sommato, diciamo, per me è sempre una prestazione positiva. Quindi questo poco da... Abbiamo altri obiettivi, ci dobbiamo salvare, è una squadra che ho preso in corsa, una squadra fatta anche con dei limiti sotto certi aspetti. Ci mancava Polito, che è un attaccante importante, Costa viene arrivato già giorno delle squalifiche, però penso che siamo una squadretta che non facciamo barricate, cerchiamo di giocare a calcio, penso di che l'abbiamo fatto oggi. Come ha visto il Gela? Ottima squadra, penso che merita in pieno la vittoria del campionato. L'abbiamo visto già all'andata, che avevamo fatto anche un'ottima partita, però oggi ho visto una squadra fatta di giocatori, ci sono dei singoli importanti, c'è un Maurizio Nassi che mi fa piacere rivederlo, un professionista serio, quindi un plauso a tutta la squadra, diciamo, e complimenti perché Gela in parte mi è rimasta dentro sotto certi aspetti, quindi sono anche un tifoso del Gela.